49 conferenze in 4 giorni in 7. Si ricomincia. Seems start to shake, trouble to be made. Sooner or later he'll pick up the phone. Devo soltanto dire che evidentemente il primo giorno di Suicide deve avere la nebbia, se no porta male. E come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo una fantastichissima nebbia, bellissima, che non si vede una mazza. Tra il poetico e l'horror, direi. Buongiorno! Beh, tra l'anno scorso comincia con un botto nuovo e un raffreddore in più. Un po' spaesato, però ora arrivo. Buongiorno. Di che lezione fai? Io oggi faccio la magia e poi faccio la bellezza. Ok, perfetto, ripetimi la domanda. Che adesso lo fai? Ecco, io invece faccio una domanda, faccio un e canto in generale, qualcosa di morbido comunque, perché sennò questi si sparano lì. In realtà tu hai già cominciato nella scorsa serie, sì, ma non sì. Ti abbiamo visto. Sì, ero il primo giorno al Gramsci, ho fatto una lezione sull'ascesa del nazismo. È stato molto interessante, poi i ragazzi erano molto attivi, hanno fatto anche delle domande. L'ambiente, un bel ambiente, il liceo. Non c'erano bar vicini, però c'erano i bar dentro il liceo, quindi... No, perfetto. Oggi di che parli di bello? Oggi parla ancora dell'ascesa del nazismo e poi di Hannah Arendt, della banalità del male, il processo Eichmann e via dicendo. Domani invece parlerò a Heidegger e il nazismo, sempre cose rilevanti comunque sul nazismo alla fine. Buono. E quest'altra lezione di De André poi dove la fai anche? Ah, anche al Machiavelli, giusto? E poi anche a Prato, al Copernico. Quindi De André contro X Factor è richiesto, perché sono tutti dalla parte forse di X Factor, quindi il compito sarà portarli dall'altra parte, però è un po' un'utopia, si prova. E al di là di ciò che è iniziato e non si può dire, di cosa parlerai oggi nella magia? È veramente molto difficile sintetizzarlo, ma sincronicità e piccoli accenni di fisica quantistica, ma soprattutto tanta teoria delle segnature e pensiero analogico degli antichi. Cioè, anzitutto la mistica laica e le vie per ottenere risultati di mistica laica, in particolare i tipi di meditazione. Poi gli effetti che avrebbe il diffondersi della mistica sull'economia politica e sul riorientamento del desiderio e sul tipo di crescita. Poi la non violenza, quella di Gandhi e dei Capitini, con particolare attenzione alla violenza sugli animali. Quindi anche il vegetarianesimo verrà toccato, il veganesimo. Le tante manifestazioni della non violenza sugli animali è naturalmente la rinuncia a nutrirsi di cibi prodotti da animali maltrattati. Andrea, com'è la pasta? Buona. Cosa c'è dentro la pasta? La cioccolata. Qui invece che cosa abbiamo? Qui abbiamo un cappuccino con cioccolato molto interessante che mi aiuterà a reggermi in piedi per la prima ora, dato prematuro di sveglio traumatico avuto stamani. Quindi possiamo dire che la cioccolata è generalmente molto molto richiesta. Jacopo? Aspetta, guardami la valigetta e vado a inseguire Jacopo. Seguiamo Jacopo. Ciao Jacopo, ciao. Di che cosa parli oggi? Non me lo ricordo. È il non sapere, la dotta ignoranza. Ok, ma ne parlerai due volte per due conferenze di questa cosa. Sì, così sono doppiamente ignorante. Bellissimo. Come inizio che ancora so che devo parlare della dotta ignoranza, della non sapere, però finisco che non so nemmeno quello di cui ho parlato. Perfetto, grandioso. Questa prima giornata della Suicide, come ti senti? Sei pronto a ammazzarti? Emozionato, sì, desidero tramontare come Zarathustra. Raccontaci di
punto e bianco. Il punto e bianco, niente, io farò due lezioni, una sul peso delle etichette nella società, cerchiamo un po' di fare un escurso su un colarlo, e un altro sul il valore della poesia ermetica, se ha validità o meno, cercare di capire la poesia ermetica, e questo è quanto. Buongiorno! Di che cosa parlerai oggi? Parlerò della violenza dello Stato e di droga. Buongiorno, buongiorno, come va? Svegliati bene, pieni di energia? Cosa farete a questo forum? Foto, tante foto. Voi due foto, te che fai di bello? Un gruppettino invece non mi interessava, però ai Gramsci erano molto interessati. A me è andata molto bene, peccato che ho scambiato le conferenze e i giorni delle conferenze, però è andata bene lo stesso. Voi due? Noi si fa il coffee ormai. Ormai sì. Ma io ho trovato una parte di interesse e una parte invece no, l'impressione che qualcuno volesse veramente essere lì per l'argomento e qualcuno fosse stato spinto dentro, però alla fine c'è stato un buon svolgersi nell'esperienza insieme. Io ho cominciato col sentirmi inesistente perché alle 9:20 non c'era nessuno, poi non so chi ha fatto entrare la gente e dopo un'ora era tutto molto caldo e alla fine mi ha fatto anche bene. E sul titolo diceva? Beh, il titolo vero era L'avvenire del mondo, ma l'avevo diviso in tre cose praticamente incomprensibili, quindi la prossima volta ci metto L'avvenire del mondo. Parlando del G8 di Genova, mi divento traumatico, mi ha visto protagonista in qualche modo e i ragazzi hanno capito quello che ho detto, in particolare sulla violenza dello Stato, sul vero volto del potere, però li ha lasciati veramente basiti, sapere certe cose, sentirle raccontare, impressiona molto. Come sta andando? Direi bene, si è accesa qualche fiammellina. Molte altre sono rimaste spente, hanno chiacchierato fra di loro, ma è la loro età ed è giusto così, per cui chi vuole venga a me, lasciate che i bambini vengano a me. Di che cosa hai parlato? Del zen e lo zen. Lo zen e lo zen? Sì, a scanso di equivoci. Com'è andata la prima conferenza? Come comincia questo forum? Dal punto di vista dell'ascoltatore tutto perfetto, ho ascoltato Vallauri, professore dell'Università di Firenze, veramente interessante. Però sta andando abbastanza bene, via, a parte la prima ora abbastanza caotica dove la gente ancora non doveva trovare la laurea e tutto, poi tutto al posto. Buono, buono. Speranze e sogni per il futuro? Speranze e sogni per il futuro? Bella domanda. No, per questo forum? Sì, sì, bella domanda. Che domani si ripeta tutto come è successo nella seconda fascia oraria, quindi tutti pronti e via. Perché si parte subito a Modena invece che fare questa. Finali? Allora, molto buone perché la seconda lezione su Hannah Arendt ha interessato molto di più, era un po' meno piena l'aula, ma erano tutti molto interessati alla lezione, ho avuto diverse domande, è piaciuta molto anche alla prof la lezione, mi ha fatto complimenti per l'impostazione e per il linguaggio abbastanza semplice, che c'era gente sia di prima e di seconda, quindi una bella esperienza e fa comodo a me e fa bagaglio culturale a loro. Da rappresentanti le impressioni? No, ma devo guardare in camera. No, è fatica tanta e è dura, però è giusto farlo per staccare un pochino dalla solita routine e per anche per dimostrare che cosa si vuole nella scuola, ovvero più dialogo. Io ho fatto una sfida sul femminismo, ad esempio, molto partecipata, con diverse opinioni, ed è un modo per crescere tutti insieme, perché non è detto che uno debba imparare soltanto dai libri, dalle nozioni, così, ma si impara anche tanto stando con gli altri e confrontandosi
cioè confrontando le varie esperienze, eccetera. E quindi niente, fatica, però il primo giorno è andato e si spera che vada sempre meglio. Grazie mille. Stefano Eugenio, Stefano, cominciamo da Stefano. Ma guarda, te la dico semplice, meraviglioso, bella filosofia, dialogo. Veramente meraviglioso. Partecipata quindi? Ma tantissimo, dall'inizio alla fine, dall'inizio alla fine nel dialogo insieme. Quindi la filosofia nella sua più pura manifestazione. Huge. Ma niente, ho avuto la riprova che sono tutti ragazzi molto svegli e mi fa piacere fare lezione. Però ti vedo provato. Sì, un po' provato, no, ma va bene, sto bene, è andata bene, va bene così. Non dico altro, poi spero che per i ragazzi sia stata la stessa cosa, ovviamente. No? Alex? Eccoci. È andata bene, a parte il raffreddore che a un certo punto mi è mancata la voce perché è proprio tappato. Però va bene ragazzi, sono come dicevo Eugenio, sono svegli, intelligenti, hanno piacere essere coinvolti e quindi finché ho voce proseguiremo su questa strada. Grande! Per almeno 5-6 persone della seconda ondata e diciamo una quindicina della prima su 20 direi che è stato notevole. E niente, oggi fantastico primo giorno, sto tornando a casa e conferenze molto 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 partecipate. Diciamo, sicuramente ho parlato di cose che erano molto difficili, molto strane, nuove spesso, però la reazione mi è sembrata molto molto buona, nel senso che anche laddove non c'erano domande c'era comunque grande interesse. Spesso non c'erano domande semplicemente appunto perché le cose erano molto nuove e quindi era difficile riuscire a intervenire, e specie per chi non fa sociologia. Però devo dire che mi è piaciuto molto, è stato bello tornare a fare questa suicide fantastica che comunque per quanto sia un'ammazzata è sempre un grandissimo piacere, perché senti di essere veramente vivo nella quantità di lavoro sotto sforzo. E poi insomma sono cose importanti da dire, sono cose che vanno sapute, prima si sanno meglio è, e quindi è bello portarle in giro. Io parlo di consumismo, c'è chi parla di nazismo, di magia, insomma tutte cose veramente molto interessanti, veramente poco trattati. D'altra parte è chiaro che a scuola non si può trattare tutto, ci sono delle cose che devono fisiologicamente essere fuori dai programmi, perché la scuola non può essere infinita, niente può essere infinito, però appunto è molto bello riuscire a aprire delle finestre su cose che possono veramente aprire la comprensione umana, io credo. E poi vabbè, è stato bello rivedere i ragazzi con cui abbiamo lavorato l'anno scorso, tranne Augusto Lester che mancava, però tendenzialmente gli stessi dell'anno scorso, e speriamo anche gli stessi dell'anno dopo, nel senso che speriamo di continuare nel tempo a fare questa cosa fantastica che è la suicide. Veramente prende tantissimo, è una mania, speriamo che dilaghi. Make his home in American land. I got it, I'm a silent man.